Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora raga, questo è un life update praticamente. Sono molto felice di farlo e spero che cambi qualcosa, perché vi spiego cosa sta succedendo. Sto registrando, come vedete, in camera mia. Vedete le mie luci arcobaleno? Spero di sì, perché ne vado molto fiero. Life update perché mi sono accorto che sono tornato su YouTube in una maniera molto strana, molto vaga. E praticamente sono entrato facendo il video della mia classifica dei miei youtuber preferiti. Allora ragazzi, prima di iniziare il video volevo premettervi che io non sono bravo a parlare. Cioè io non so parlare praticamente. Quindi quando io parlo, apro la videocamera, niente di ciò che dico è organizzato. Cioè non mi organizzo le cose. Quello che mi viene da dire, dico cosa sbagliata secondo me da fare. E quando poi faccio l'editing, alle volte taglio tantissimo, perché mi fanno schifo le cose che dico e le cose che faccio. Quindi sì, devo modificarne un po' questa cosa. Però life update perché praticamente è successo di tutto nella mia vita da quando ho lasciato YouTube praticamente. Lasciato, cioè che ho abbandonato un attimo YouTube. Perché? Che è successo? Tante cose sotto. Sono tornato perché adesso ho tempo per fare video, perché siamo in zona rossa. Lo notano e lo giustificano le mie sopracciglia orribili e i miei capelli altrettanto orrendi. Cioè perché non ho avuto tempo. Cioè non è che non ho avuto tempo, non mi immaginavo questa zona rossa improvvisa, e quindi non sono potuta andare dal barbiere per tagliarmi i capelli, né tantomeno da un estetista a farmi le sopracciglia. Però vabbè, questi sono dettagli. Benvenuti in zona rossa. Che schifo, vabbè, amen. I contagi purtroppo stanno aumentando e che dobbiamo fare? Ci dobbiamo adattare a tutta questa merda. A proposito di Covid e cazzi e mazzi vari, io ho avuto il Covid. Io non so se ve l'ho mai detto che l'ho avuto, però credo di sì, perché credo nel video, e quello del pacco di Friends. Io odio dire Friends. Quando vi ho parlato io ero ancora positivo, mi ricordo, e stavo facendo il video mentre dicevo spero di avere il secondo tampone negativo, cosa che non è successa perché l'ho avuto ancora positivo. Però mai che ci arriva una gioia dal cielo, ma proprio mai nella vita. È andato tutto bene fortunatamente, non ci possiamo lamentare, non mi lamenterò mai, perché giustamente, se mi interrompo è perché sto vedendo l'Isola dei Famosi. Io ogni tanto guardo là perché c'è l'isola. Dicevo, io l'ho avuto fortunatamente in forma lieve. Grazie il destino di avermi fatto avere la forma lieve, perché sappiamo tutti come vanno le situazioni adesso in Italia, con da capo le terapie intensive piene, eccetera. Fortunatamente quello che ho avuto io è stato molto 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 lieve, ve lo ripeto, cioè ho avuto solo perdita di odore e sapori, che purtroppo dopo parecchio tempo che l'ho avuto, mi è finito verso dicembre, alla fine di dicembre più o meno. Ho avuto la perdita di odore e sapori, tuttora a volte dura, perché se non lo sapete alcuni manifestano questa cosa, cioè che la perdita di odore e sapori, cioè, è continua come cosa, fino a che un giorno, si spera, un giorno arriveranno tutti da capo. Poi i primi 3 giorni per me sono stati veramente tragici, 3/5 giorni sono stati tragici, perché ho avuto la febbre e da là sono partiti vari mal di testa, emicranie pazzesche, cioè nel senso raga, incredibile. Ovviamente quando hai mal di testa durante il Covid il medico ti consiglia di prendere la tachipirina, cosa che io ho preso e purtroppo non ha funzionato. Perché veramente ragazzi, mal di testa incredibile. E la cosa altrettanto più fastidiosa sono i dolori muscolari, cioè tipo dietro la schiena. Era orribile ragazzi, veramente. E la notte neanche riuscivo a dormire, tanto erano i dolori. Veramente osceno. È un virus veramente maledetto che capita così a cazzo di cane, purtroppo, va detto. E niente raga, passato tutto questo periodo, basta. Direi che può bastare. Adesso sono immune per un po' di tempo. Lucky me. Detto ciò, passiamo alle cose belle della vita, al mio life update. Vi devo dire le mie news. Allora ragazzi, ho comprato una macchinina. Metto qua la fotografia. Ho comprato una Fiat 500L. Ragazzi è bellissima. Cioè è la mia vita, è la mia seconda casa praticamente, e ci tengo da morire. Potete capire, e ovviamente la mia macchina è allestita all'interno con cose tutte rainbow. Sappiamo noi il perché. Perché la mia macchina, essendo bianca, ha bisogno di un po' di colore. Adesso è colorata perché è sporca. Vabbè, però la devo andare a lavare, però in zona rossa c'è. Ragazzi, la cosa più bella che ho è, se trovo la foto ve la metto, è quello che ho al centro vicino allo specchio retrovisore, che è un pianeta tutto rainbow che ho preso da Tiger, che voi sapete è dove lavoro attualmente. E niente, è bellissimo, cioè l'amo la mia macchina. Si chiama Demi, gli ho dato il nome. L'adoro, è bellissima. È bella. Poi sono soddisfatto perché è un acquisto, è il mio acquisto più grande fatto tutta la mia vita, perché giustamente
una macchina è una cosa molto 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 pesante. Sono fiero. Ho l'allergia. Il che diceva bellissimo. No, un cazzo. Scusate le mie sopracciglia, vi ripeto. Ragazzi, l'unica cosa di cui mi vergognerò in questo video saranno le mie sopracciglia. Orribili uscine, però. Altro life update. Non mi vedete più giù allo scantinato, ma mi vedete nella mia cameretta. Bellissimo. Allora, quindi bellissimo. Sono nella mia... sono felice di fare video qui perché sono molto più tranquillo, molto più sereno. Purtroppo se lo sto facendo è perché mia sorella si è trasferita e è andata a convivere con il suo ragazzo e ho la camera tutta per me, quindi ho un po' di tempo per poter fare video, per fortuna. E spero che questa sia una situazione adatta, perché spero anche nel futuro di poter fare video più spesso, nonostante il mio lavoro, nonostante gli impegni di lavoro eccetera. Quindi speriamo che questa cosa si protragga nel tempo, perché io amo fare i video, anche se apro la fotocamera e dico, cioè non so che cazzo devo dire, però mi diverte farli. Però purtroppo non mi diverte editarli, perché ritorniamo al clown stories, veramente bellissima. Sono un clown. Cioè, vi ricordo che il video che ho pubblicato della mia classifica degli youtuber preferiti risale al 14 febbraio, registrato il 14 febbraio. Io l'ho pubblicato un mese dopo. Però vabbè, avete visto la zona rossa? Cosa ci porta a fare? Ci fa impegnare un po' di tempo. E così mi impegno anch'io, magari spero di poter impegnare nel futuro su questo canale. Ah, e vi dirò, spero di poter riportare l'haul di AliExpress, perché ho comprato un po' di cose su AliExpress. Sono cazzate, però magari può interessare a qualcuno. Inoltre, se ci sarà l'inquadratura migliore, spero. Sì, credo di sì, forse un po' troppo il bordo qua. Vabbè, è perché ho comprato degli accessori per la mia fotocamera. Sono contento di averli comprati, perché mi stanno... questo accessorio in particolare mi sta semplificando la vita. Perché che succede? Ho comprato questo aggeggio che va sulla fotocamera, che fa da specchio, perché la mia fotocamera non ha lo schermo che si ribalta, mentre con questo aggeggino riesco a vedere quello che riprendo, fortunatamente. Quindi sono contentissimo. Infatti non sto guardando qua, ma sto guardando quello, che spero io stia guardando dritto comunque, anche se guardo là. E vabbè, comunque ragazzi, se avete una fotocamera come la mia, ve lo consiglio. Si chiama, non lo so, vi metto qua forse la foto di Amazon, forse. Ed è comodissimo, perché riuscite fortunatamente a vedere quello che fate. Perché dovete sapere che non avevo neanche un programma per vedere se riuscivo a vedere sul telefono quello che riprendevo eccetera. In realtà c'è, però serve solo per fare le foto. In realtà per i video non funziona. Quindi fortunatamente mi sono trovato questo e sono felice, perché riesco a vedere quello che riprendo. Fortunatamente. Ringraziamo il Signore per questa invenzione. Ovviamente cinese. La marca è Ulanzi. Metta a fuoco. Credo di sì. Detto ciò, ho anche preso il microfono della Rode, sempre da Amazon. Rode, io lo chiamo Rode. E sto registrando con il mio iPhone, perché praticamente altro problema della fotocamera mia, sempre rincoglionita e sfigata di turno: non posso registrare, cioè non posso attaccare il microfono alla fotocamera perché non ha il jack. L'ho attaccato al telefono, infatti questo audio sarà registrato tramite il telefono, poi mandato tramite mail, perché ho visto il video di alcuni in giro su YouTube per come fanno, e poi lo attaccherò al video. Insomma, un casino della Madonna. E niente, spero di potervi portare l'haul di AliExpress, perché sono cazzate, però sinceramente non vedo l'ora, spero di potervelo portare. E niente, life update ragazzi, mi raccomando seguitemi su TikTok, perché su TikTok io amo stare su TikTok, è la mia vita, cioè pubblico, faccio tanti video. Adesso con questa luce fantastica, io avevo una luce della minchia di Shein, però questa luce che comprai da Amazon è molto meglio, cioè è più grande, più luminosa. Quindi mi raccomando seguitemi lì, porterò vari contenuti. Vi faccio vedere le uova di Pasqua che ho ricevuto. Non lo so perché ve lo sto facendo vedere, però non li ho ancora aperti, però ve li faccio vedere. Modifico, uno l'ho ricevuto, l'altro me lo sono autocomprato, perché giustamente ci sta. Il primo che ho ricevuto è questo qua della Bauli, il grandi firme da uomo, ovviamente, e col cioccolato rigorosamente al latte, perché io amo il cioccolato al latte da morire. Non lo so cosa si può trovare dentro, spero ci sia qualcosa di carino. Però sì, questo è il primo che ho ricevuto. Quello che mi sono comprato è questo qua. È il Kinder Gran Sorpresa
rigorosamente gigante, perché vi ricordo che l'anno scorso, mentre c'era la pandemia, mandai mamma a comprarlo. Quest'anno diciamo che sto uscendo un po' di più io, però l'anno scorso non potevo uscire tantissimo per le varie spese eccetera, e dissi mamma comprami quello, e mamma mi comprò il maxi, che il maxi è piccolino, cioè non è piccolino, Dio Dio. Adesso ho trovato il gigante, la prima occasione l'ho preso, ed è quello delle principesse. Vi spiego. Praticamente dovrei trovare una coppia. Dovrei trovare la coppia delle principesse. Cioè, che ne so, Elsa, Anna e... Oddio. Anna è il tipo, Rapunzel è il tipo, Belle è la bestia, Cenerentola è il principe. Dovrei trovare due di loro. Io ovviamente spero di poter trovare Anna e... il tipo, che non so come si chiama. Perché io amo Frozen, ovviamente. Frozen è il mio Disney preferito. Però anche Rapunzel non mi dispiacerebbe, perché Rapunzel anche mi piace come film. Bello, raga, mi piace da morire, bellissimo. Dicevo, non ho preso quello dei maschietti, perché era tipo a tema di Star Wars. Io Star Wars lo odio. Poi mi sa che c'era l'altro gigante, però era delle Barbie, e non mi sembrava il caso, perché Barbie io la odio praticamente. E quindi mi sono preso quello delle principesse, perché io amo letteralmente le storie d'amore della Disney. E niente, raga, life update, questo è il mio life update. Sono sempre single, perennemente single, perché chi se ne frega della mia vita sentimentale, fatemi soffrire ancora. Ci tenevo un po' a parlarvi, un po' devo provare anche questa cosa del microfono e della fotocamera. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così pollice in su, condividete e commentate quello che volete. Vi riporto la canzone della settimana, però la canzone della settimana di questa settimana è Babilonia di Stefania Orlando, perché vorrei festeggiare con voi il fatto che Tommaso Zorzi abbia vinto il Grande Fratello VIP. Bravo Tommy, io ti amo. E Stefania ovviamente è la mia vita, cioè che sono amici e li amo, amo la loro amicizia, è stupendo. Mi raccomando, sporciate il video e condividetelo. Se vi piace, se vi piaccio, se vi diverto o se vi faccio compagnia, mi raccomando iscrivetevi, tanto non vi costa nulla. E attivate la campanella. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Spero presto.